Ciao a tutti, Savaricap Tutucon. Oggi facciamo ancora un piatto, ancora i finocchi, però li faccio io in modo diverso, li faccio in cassetta. Quindi con gli ingredienti sono del pan carré, i finocchi che ho fatto precedentemente sbollentare nell'acqua per un 10 minuti, poi sottilette, besciamella e un pizzico di sale. Sono appetitosi, sono anche un piatto unico. Adesso un attimo che procediamo. Benissimo così. Adesso ho preso la terrina, l'ho imburrata. Adesso prendo le fette di pan carré. Ecco, le fette di pan carré così intere. Le faccio passare nel latte e le metto nella casseruola. Cercare di metterle un po' a misura così. Vanno benissimo così, eh. Se vediamo, questo mezzo qui, cercare, lo tagliate per fargli dare la misura esatta della casseruola anche, ovviamente. Ecco, questo qui è ancora così. Un altro pezzettino così. Quel pezzettino che va qua. E questo qui va qui così. Perfetto. Benissimo, adesso che ho messo il pane in questo modo, prendo i finocchi che ho fatto precedentemente sbollentare. Prendo i finocchi, il latte un attimino che adesso lo sposto, così mi faccio anche un pochettino di spazio. Benissimo, così vedete i finocchi che ho fatto sbollentare. Adesso li metto sopra al pan carré. Che ho fatto prima sbollentare e poi ammorbidire con del latte. Cercare anche questi di metterli un po' a misura in modo che non rimangano degli spazi mezzi vuoti. Sì, un altro modo è fare i finocchi, l'altra volta li avevo fatti nel latte in modo un pochettino diverso, però sono molto buoni anche così, lo garantisco. Ecco fatto. Qui ho usato due finocchi in totale e quattro fette di pan carré. E la cosa è fatta così. Benissimo, adesso a questo punto do una spolverata di sale. Non troppa, perché dopo al limite siamo sempre a tempo più tardi. Adesso sposto anche questo, così mi metto in posizione. Adesso sopra, allora ho messo il pan carré, ho messo imburrato, ho messo il pan carré bagnato nel latte, ho messo i finocchi sbollentati, adesso aggiungo delle sottilette. Una, due, poi dove c'è lo spazio più limitato un po' le separo. Tre, anche questa la divido, quattro e cinque. Benissimo, adesso a questo punto vedete che è fatto in questo modo. Aggiungo la besciamella in modo anche generoso, che è sempre buona, eh. Perfettissimo. Nel frattempo ho acceso il forno, l'ho messo a 180 gradi, così adesso il forno è bello caldo. Ecco qua, benissimo fatto. Ecco, vedete? Ecco, adesso un attimo solo, metto una spolverata di pepe. Benissimo. E la teglia è pronta. Benissimo, è un piatto molto buono. Adesso mi posso risedere così forse mi vedete un pochettino meglio. E la metto nel forno a 180 gradi per
circa 20 minuti. Dopodiché gli faccio fare una bella grigliatura di 5-6 minuti in modo che sopra si forma una leggera crosticina. Se vi piace, sopra potete aggiungere anche un pochettino di pane grattato. Questo qui per oggi è tutto. Grazie alla regia per i magnifici filmati. Ciao a tutti, buon appetito. Sawadee kap, tutto con.